Association. Io sono nata negli anni 60, andavamo a scuola, non si sapeva di chi erano figli, i ragazzi che erano in classe, se erano bravi andavano avanti, prendevano le cose, andavano all'università, così fanno farlo anche se le famiglie erano svantaggiate. Oggi non è più così, e se non è così, se l'ascensore non ti porta al decimo piano quando sei bravo, ma ti ferma al primo piano, c'è qualcosa che non va. La sinistra è stata a guardare quando la diseguaglianza aumentava e non ha portato nessun correttivo, per questo non ha fatto la disabilità. Allora bisogna fare un lavoro di pressione, cercare di riportare l'asse in sesto, perché una sinistra che non ha più a cuore il bene dei tanti, non è più sinistra. Una sinistra che si identifica con Marchionne, che guadagna non so quante volte, mille volte di più dei dipendenti, non è più sinistra. Chi li rappresenta allora i lavoratori e le lavoratrici? Se non una sinistra che dovrebbe stare accanto. Ma se tu sei accanto di chi invece, quei lavoratori li vuole schiacciare, tu tradisci il tuo elettorato, per questo ti ritrovi al 20%. Non c'è altro da aggiungere. Che faremo dopo? Tutti ci chiedono, ma con chi vi alleate? Con chi vi alleate? Allora intanto io penso che prima bisogna ragionare con i numeri alla mano. Io so con chi non ci alleeremo. Sicuramente non ci alleeremo con la destra, questo deve essere sicuro, perché fare questo accordo qua. Adesso no, se ne parla già, Renzi e Berlusconi si trattano con i bianchi, per quanti bianchi sono molto cauti a non farsi troppo, come dire, scoprirsi troppo, ecco, io penso, posso dire con convinzione che mai siamo in un assetto di questo genere. E io penso che anche dai 5 Stelle ci dividano troppe cose, troppe, ci divide la posizione che loro hanno sui sindacati. Sono sprezzanti verso i sindacati. Io penso che una società democratica abbia bisogno dei corpi intermedi. Senza corpi intermedi non si può andare. E poi, non so se li avete visti i manifesti che ha fatto la candidata dei 5 Stelle alla presidenza della regione Lazio. Contrappone i migranti a turisti, una vergogna. Non l'hanno votata, se l'avessero votata oggi avremo una legge. E i 5 Stelle sono confusi. Fascismo, antifascismo? Sono categorie superate, non esiste. No, andiamoci piano, Tino, andiamoci molto piano, molto piano. Quindi io so quali sono le nostre priorità. Noi ci alzeremo in aula, diremo il nostro programma, che è quello che vi ho accennato prima. Se ci sarà convergenza su quel programma, bene, altrimenti ce ne staremo dignitosamente all'opposizione. E allora la sfida, e concludo, è quello di far vivere i nostri valori di giustizia sociale, di equità al tempo dell'intelligenza artificiale e della robotica. Una sinistra contemporanea deve leggere il tempo che vive, anticipare i cambiamenti e dare ai cittadini e alle cittadine la possibilità di fruire bene di quei cambiamenti, non di subirli come è stata con la globalizzazione. Quindi noi abbiamo davanti una grande sfida, quella di riuscire a usare al meglio il tempo che verrà. Ecco. Quindi penso che una sinistra che deve essere sempre più aperta al civismo, alle esperienze della società civile, non deve essere chiusa, non si deve rendere, come dire, felice di essere minoritaria, ma deve essere aperta con istanze di governo, perché è solo così che noi potremo veramente dare un'impronta al nostro paese nell'ottica del cambiamento. Ecco, e allora
una forza di sinistra, Anna, non può che essere femminista. Siate con noi per la battaglia. Siate con noi. Voi che siete amici delle donne, ci dovete accompagnare in questo percorso, perché va a vantaggio di tutto il paese. E mettete all'angolo i violenti. Non i coprite, non vi siate in solo. Questa, come dire, descrizione, questo tratteggiamento che ho fatto della sinistra che vorrei e che so che è la sinistra che tanti di noi vorrebbero, io posso dire che il voto utile, il voto utile è a libere uguali per dare al paese un'alternativa vera, un'alternativa capace di costruire un cambiamento che finora non si è visto, non si è visto. Quindi libere e uguali è qualcosa che è alla base di quello che può essere la costruzione di un progetto futuro. E allora se il voto utile esiste, io credo che il voto utile a libere e uguali è anche un voto utile al paese. Quindi mancano 2 giorni, forza, usciamo da qui, cerchiamo di convincere più persone possibile, cerchiamo di portare avanti questi valori e sono sicura che i risultati arriveranno. Vi ringrazio.